Per Conte oggi un nuovo colloquio con il presidente americano Donald Trump e con quello russo Vladimir Putin, che il 4 luglio sarà a Roma. Un bilaterale con l'indiano Modi. Preoccupazione per i focolai di crisi aziendali come l'Ilva. Il premier si fa garante della trattativa, ma conclude no all'impegno di un'azienda sull'appalto di un'immunità penale.